Avevamo messo già su il piano asfalti dall'anno scorso, poi non è stato possibile. Abbiamo trovato le risorse per affrontare questo problema, ovviamente risorse non sufficienti, però è un primo passo per cercare di dare sicurezza a questi tratti stradali. Il piano per la prima volta è un piano che è, diciamo, programmato, che interessa 43 frazioni, ovviamente, ripeto, come ho detto prima, risorse non sono sufficienti, ma sicuramente è un primo passo per cercare di dare risposte, attenzione, la giusta attenzione alle frazioni del nostro territorio. Diciamo, interventi più importanti riguardano sicuramente la strada di Cavuccio, Valle Soprano, Valle San Giovanni, Sciusciano, Sardinara, Orciano, adesso magari dimentico qualcuno, però come avete visto, ma tra l'altro Galeotti, perché poi stiamo parlando di 1 milione di euro di investimenti complessivo per le frazioni. Abbiamo diviso in 4 zone il territorio frazionale proprio per cercare di snellire l'intervento e di fare in modo che contemporaneamente partano 4 imprese nell'esecuzione dei lavori. Questo significa che, augurandoci che i lavori possano iniziare dal 20 di settembre in poi, possiamo in tempi celeri chiudere il percorso lavorativo e quindi portare a termine il lavoro prima dell'inverno. Tra l'altro saranno installate 48 telecamere, interesseranno tutta la città e alcune telecamere anche nelle frazioni saranno installate anche con l'atterrato a Piano d'Accio e a San Nicolò. Ovviamente 48 telecamere sono tante, saranno controllate e collegate sia con la Polizia Municipale ma anche con le forze dell'ordine in generale.